due titoli mondiali, quattro stelle cucite sul petto, la strana storia dell'Uruguay. Sono Carlo Intini e questo è Podcast Mondiale, i protagonisti e le vicende della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, un podcast di ADN Cronos. Quattro stelle, simbolo delle vittorie ai mondiali sul petto, ma solo i due titoli conquistati. È la curiosa anomalia che campeggia sulle maglie dell'Uruguay, uscita nella fase a gironi a Qatar 2022. La giustificazione di questa particolarità sta nell'interpretazione storica della Federcalcio uruguagia, che mette in conto l'antesignano del Mundial, ovvero i due tornei olimpici di calcio vinti dai sudamericani a Parigi 1924 e Amsterdam 1928. Fu il grande successo di pubblico a spingere la FIFA, che organizzò i due tornei a cinque cerchi, e il suo presidente Jules Rimet a ideare i mondiali, con la prima edizione ospitata proprio in Uruguay nel 1930. Nella settima edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna, disputati a Parigi, l'Uruguay si impose 3-0 in finale sulla Svizzera. Quattro anni più tardi, in Olanda, il torneo di calcio, svolto un mese prima rispetto alle Olimpiadi, in quanto non completamente accettato come disciplina olimpica, richiamò 251.000 spettatori. L'oro andò ancora al favorito Uruguay, a spese dell'Argentina, dopo una finale eterna, un primo match terminato 1-1, partita ripetuta, come prevedeva il protocollo, 2-1 per la Celeste. Bronzo all'Italia, che si impose sull'Egitto. La Federazione Uruguayana giustifica le quattro stelle ricordando un documento approvato all'epoca dalla FIFA, secondo cui se i tornei olimpici fossero stati organizzati nel rispetto delle regole della Federazione Internazionale, ai vincitori sarebbe stato ufficialmente assegnato il titolo di campioni del mondo. In un atto del 1950, infatti, la FIFA riconobbe quattro titoli mondiali all'Uruguay, anche se solo due coppe Rimet. C'è poi il tema della meritocrazia. Secondo la Celeste, quel doppio successo olimpico non può essere sottovalutato, visto che al torneo parteciparono, tra qualificazioni e fase finale, 20 nazionali, contro le 13 di Uruguay 1930. Oltre ai due titoli olimpici pre-era mondiale, l'Uruguay conquistò la prima Coppa Rimet, mamma dell'attuale Coppa del Mondo, giocata a Montevideo battendo in finale, sotto una fitta nevicata, per 4-2, in una finale fotocopia rispetto a quella olimpica di Amsterdam, proprio l'Argentina. Il secondo successo in Coppa del Mondo arriverà per l'Uruguay 20 anni dopo, a Brasile 50, nella famosa finale del Maracanã, contro i padroni di casa, battuti, tra lo sconcerto del pubblico brasiliano, 2-1, gol di Ghiggia e Schiaffino. Podcast Mondiale. I protagonisti e le vicende della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Un podcast di ADN Cronos. Altre notizie e speciali sul torneo sono disponibili sul nostro sito adncronos.com.